Valentino lo conosco, l'ho conosciuto da Striscia la Notizia, perché collaboravo anni fa, ancora adesso sporadicamente, e siamo diventati subito amici perché è una persona molto, ma molto profonda, molto umile. A me ha colpito molto l'umiltà di questo ragazzo, di Dario. Quindi il poliedrico comico che imperversa Striscia la Notizia, famoso per le sue imitazioni irriverenti, quando non lavora per Ricci si trasforma in un consumato artista davanti alle tele, trasformando i suoi personaggi televisivi in altrettante performance in cui troviamo un tripudio di colori e di sensazioni. Ho riscattato quello che i miei parenti, cioè mio padre e mio nonno, non hanno avuto il coraggio poi di portare avanti nella vita, perché mio padre dipingeva ma ha smesso, mio nonno faceva l'attore ma poi lo ha fatto solo amatorialmente, e io che già da bambino avevo questi due parenti importanti che mi hanno dato un po' il fuoco sacro, ho voluto poi riscattarli nella vita. Ho sempre cercato di essere spontaneo, ma ho avuto un periodo in cui invece c'era una base di disegno sotto, perché comunque ho fatto liceo artistico eccetera, e poi comunque c'è stato un periodo un po' più di quadro progettuale, poi la necessità è stata quella di essere sempre più liberi. Ha avuto una vita molto anche lui complicata eccetera, però è un po' quello che rappresenta nella sua pittura, praticamente è lui che è in questo caos rarefatto, come lo chiama lui, o artefatto o mille cose, insomma. Questo è un po' il mio filo che mi lega a Dario. Ma lei si sente più artista televisivo, imitatore o pittore? Ma io ho sempre mischiato le due cose, quindi io questa divisione, a dire la verità, non la vedo. L'unica variante è che in TV spesso le imitazioni sono commissionate da Antonio Ricci per scegliere un personaggio da fare e sono legate all'attualità, e la pittura è più libera, è un po' più una necessità così mia, ecco. È una persona molto, come dire, molto profonda, che segue le onde della vita praticamente, no? Proprio quelle che magari a noi a volte distratti non sentiamo, ma lui riesce a coglierla, ma sempre nella umiltà. Vorrei proprio sottolineare questo aspetto di Dario, perché non so come spiegarlo, è veramente una persona umana, diciamo, no? Ma umano sia nelle cose che dice, nelle cose che fa e nei suoi atteggiamenti soprattutto. È stato Lucio Dalla, è stato il primo a spingerlo a continuare a fare quadri, insomma, a pitturare. Diciamo che anche la sua famiglia, perché suo papà era un macchiaiolo, chiamiamolo così, anche lui, il papà, era stato un po' anche il precursore di questo Dario ragazzino, no? Che iniziava a fare i bozzetti eccetera. A me un giorno eravamo al bar e io ho bevuto un caffè, e con il cucchiaino e con un po' di fondo di caffè ha fatto il mio ritratto su un tovagliolo di carta. Perciò è tutto detto, insomma, cioè, sembra incredibile, ma è fantastica questa cosa. Per chi ce l'ha, insomma, quest'arte è fenomenale. Il tempo lo trovo, perché di fatto l'occupazione di Striscia è dovuta alla giornata in cui faccio il servizio, che poi finisce intorno alle 5, quindi il tempo c'è anche la notte, ce l'ho sempre avuto. Io comunque sono 32 anni che mi travesto da altre persone, quindi assumo la personalità di un altro da tutta la vita. E senz'altro questo crea dentro di me una specie di compressione che poi si sfoga nella pittura, che analizza l'essere umano. Io lo analizzo diventando un altro, ma poi ho bisogno anche evidentemente di buttarlo fuori da dentro come gesto pittorico. Poi quale sia il motivo, non lo so, questa è la mia spiegazione. Lucio Dalla l'ha spinto a fare quadri, a pitturare, a continuare nella sua opera. Perché anche Lucio Dalla, siccome era uno che viveva anche lui il trasformismo, si trasformava molto, se ricordate. Dalla ha delle fotografie bellissime dove una volta è travestito da, che ne so, da clown, l'altra volta di giallo, insomma era molto travestito, nel senso tra virgolette, voglio dire, era
si cambiava perché era, essendo un po' bruttino, diciamo, cercava di abbellirsi un po', no? Eccetera. E lì Dario, anche lui, difatti lo vedremo poi in seguito ai suoi quadri, perché prima partono con certi colori, poi si aggiungono altri colori, adesso addirittura riuscirà a smontare i visi, le facce dai quadri e li farà delle sculture. Vorrei che in tutte le case d'Italia ci fosse un quadro di Dario, perché dà una carica, l'energia ormai adesso l'abbiamo già troppo detto, sto parola energia, però effettivamente se voi osservate i quadri di Dario, io penso che ognuno di noi dovrebbe possederne uno. E sono colori che cambiano continuamente e ogni volta che io lo vedo, io ho un quadro di Dario a casa, tutte le volte che lo guardo mi sembra di essere con lui, soprattutto di essere lui, di essere con lui. E questo è quello che mi piace comunicare. In quei visi che ogni tanto, quasi sempre, emergono dei colori, è lui, è sempre lui che continua a stupirsi, diciamo, no? In questo caos ormai in cui noi viviamo, ma anche comodamente a volte. Domanda alla Marzullo per finire, il tuo quadro più riuscito? Questa ora mi hai bloccato perché, non lo so, forse uno dei più vecchi che si chiamava Profondo, perché ha segnato un mio periodo particolare, e di quelli recenti, no, a metà carriera, diciamo, Totem, che è un quadro con una doppia faccia, quindi diciamo rappresenta un po' la vita che poi ho fatto. E di questi ora recenti non saprei, perché sinceramente non saprei. Non è il prossimo? Ecco, in genere si dice il prossimo, mi auguro che sia il prossimo.